Purtroppo i contagi comunque si stanno diffondendo, i numeri si dicono, si rappresentano in tutto il paese, ma anche in tutta Europa. Dopo la frenata della curva epidemiologica di alcune settimane fa, i casi Covid stanno risalendo. Un dato questo che non può far abbassare il livello di guardia. In ogni caso, il 31 marzo scadrà lo stato di emergenza dopo più di 2 anni e si attende un piano del governo per ulteriori allentamenti delle misure anti-Covid, dal Green Pass all'uso delle mascherine al chiuso. Questi alcuni dei temi su cui c'è ancora dibattito in attesa del nuovo decreto del Consiglio dei Ministri di domani. La fiducia sta nella tenuta degli ospedali per far fronte all'aumento dei contagi. Gli ospedali non sono sotto pressione, abbiamo ancora in Asugi 50 ricoveri rispetto a punte del 160, 170, 180 ricoveri, quindi la situazione è assolutamente sotto controllo. Quindi è da capire poi se questi contagi avranno anche delle ricadute in termini di utilizzo delle strutture ospedaliere. Ciò che non conforta è il calo di adesione alla campagna vaccinale. Non decollano le prenotazioni per l'ultimo vaccino arrivato, Novavax. Allora, le vaccinazioni ormai da qualche settimana stanno con numeri molto molto bassi e anche l'introduzione del nuovo vaccino ha avuto una risposta scarsissima, per cui io ritengo che ormai chi si è vaccinato per propria scelta si è vaccinato, chi ha preso il Covid non si vaccina e quelli che non avevano deciso di vaccinarsi, qualsiasi vaccino gli si proponga, non aderiranno alla campagna vaccinale.